parte dello studio, perché vi devo parlare di una storia. Sono 2 anni e mezzo che i genitori di Alessandro Venturelli non hanno notizie del proprio figlio. Lo vediamo, lo stiamo per vedere in queste immagini della telecamera di sicurezza della loro casa a Sassuolo. Era il 5 dicembre del 2020, la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione del caso. Di fatto hanno deciso di smettere di cercarlo, decisione che aggrava, se possibile, l'angoscia e il dolore della famiglia. Con noi oggi c'è la mamma di Alessandro, Roberta. Bentornata, signora. Allora, questa richiesta di archiviazione ovviamente non vi trova d'accordo. Assolutamente no. Assolutamente no, perché io e mio marito, più che una richiesta di archiviazione, ci saremmo aspettati un ordine di indagine europeo, che purtroppo non arriva. Non arriva. Non arriva. Che suo figlio quel giorno volesse andarsene lo dimostra un altro video di qualche minuto prima. Aveva gettato lo zaino dalla finestra e solo l'intervento del padre aveva evitato che si allontanasse. Aveva litigato con suo marito? Io dico sempre che Alessandro ha litigato con me, lui ha litigato con me, perché io non ho litigato con lui. Alessandro si alza molto arrabbiato quella mattina dicendo che io ero una mamma che non valeva niente, che l'avevo tenuto per tanti anni sotto una campana di vetro, che non ero capace di fare nulla, tutte frasi che Alessandro non ha mai rivolto verso di me, perché poi avevamo un ottimo rapporto. Senta, nei giorni precedenti, signora, Alessandro era diverso dal solito? Avevate notato dei cambiamenti in lui? Sì, erano 10 giorni che Alessandro dormiva con me a 20 anni. Mi diceva di sentirsi manipolato, di avere paura, e mi diceva: mamma, stai attenta quando vai fuori che non ti facciano del male. Poi annotava le targhe di 2 macchine che passavano davanti a casa, e proprio per questo motivo 2 giorni prima della scomparsa io l'ho accompagnato da uno psicologo per vedere se effettivamente Alessandro era manipolato da qualcosa o se era una situazione di estrema fragilità sua. Prima di scomparire, in effetti, Alessandro era molto, molto turbato. Si potrebbe pensare che fosse vittima di un disagio, magari un disagio mentale? Ma noi abbiamo pensato anche questa ipotesi, tant'è che abbiamo fatto fare una perizia psicologica che dice che Alessandro, anche a causa del suo passato, Alessandro ha fatto un brutto incidente in moto, poteva essere estremamente manipolabile. Preciso però che anche questa perizia non viene tenuta in considerazione dalla Procura di Modena, come tutto quello che poi noi diciamo dal giorno della scomparsa di Alessandro. Immagino che abbiate chiesto ai suoi amici se sapessero qualcosa, magari qualcosa di diverso capitato ad Alessandro. Abbiamo chiesto anche se c'erano amici nuovi che io non conoscevo, era successo qualcosa fra di loro, ma purtroppo io dagli amici non ho avuto nessuna risposta. Cioè, per loro hanno notato questo Alessandro diverso, cambiato, però non hanno approfondito. Dopo la vostra denuncia di scomparsa, signora, ci sono state ricerche per rintracciarlo? Questa è un po' una nota dolente, nel senso che le ricerche intanto sono partite dopo una settimana, con elicotteri, droni, ma la grave mancanza che è stata fatta è cercare un corpo. Io sostengo che Alessandro, come persona viva, non sia mai stato cercato. Lei sostiene che forse queste ricerche non solo andavano fatte, ma andavano fatte diversamente? Andavano fatte diversamente, perché noi abbiamo denunciato la scomparsa di Alessandro dopo un'ora, perché era evidente che stava succedendo qualcosa che andava oltre. E noi sappiamo che le prime ore sono quelle fondamentali. E siccome abbiamo fornito un orario preciso, bastava visionare le telecamere. E credo che le cose sarebbero andate in maniera
completamente diversa. Sarebbero state lette in maniera forse anche diversa. Noi sappiamo che molti ragazzi, soprattutto, smanettano con i computer, no? Sì. Voi avete fatto fare delle verifiche sul computer di Alessandro, avete capito se è emerso qualcosa, magari dai messaggi, dai siti che lui visitava? Sì, Alessandro faceva delle ricerche su dei corsi e aveva letto un libro molto particolare. Proprio con l'inizio della lettura di questo libro noi notiamo questo cambiamento. Secondo me, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, anche su questi corsi si poteva guardare meglio, si poteva approfondire meglio. Cioè, e la cosa che veramente è emersa da questi, dal telefono soprattutto di Alessandro, sono queste ricerche fatte in Olanda e queste conversazioni tradotte: quanto dista la vostra casa da Amsterdam, qual è il percorso migliore. Ricerche fatte su Amsterdam, su Hilversum. È per questo che io mi aspettavo questo ordine di indagine europeo. E qui vorrei anche specificare che io sono andata in Olanda due volte. Ho avuto una segnalazione, più di una, a dire la verità, e mi sono sentita dire che queste segnalazioni non venivano verificate perché mancava l'autorizzazione dalla polizia italiana. Allora, io voglio dire che ci ho messo tanto a capire che autorizzazione loro richiedevano, per cui l'ho chiesto sia in maniera formale tramite il mio avvocato, sia verbalmente. Ho sempre avuto risposte evasive. Sono andata a parlare con l'ambasciatore Novello in Olanda e solo da lui ho saputo che questo... autorizzazione in realtà era un ordine europeo di indagine. E adesso mi aspettavo che la procura lo rilasciasse, questo ordine, invece no. All'amarezza, diciamo, che traspare dalle sue parole per quello che è successo, per quello che forse poteva essere fatto e non è stato fatto, si aggiunge anche la rabbia, no, signora, sì, per questa richiesta di archiviazione, sì, che è una cosa che per lei è inconcepibile. È una cosa che è inaccettabile, perché la scomparsa di un figlio non si archivia mai. E diciamo che io non auguro del male a nessuno, però vorrei veramente sapere se fosse loro figlio che cosa farebbero. Io, salvo in questi anni, ho cercato di parlare con più persone possibile. Ho parlato anche col commissario straordinario delle persone scomparse, che mi promette vicinanza. Allora io vorrei specificare, io non ho bisogno di essere consolata, io ho bisogno di aiuto. Di risposta. Ho bisogno che la procura si metta una mano nella coscienza, rilasci quest'ordine di indagine, perché per loro non fa la differenza, per me mio marito ne fa tanta, ah, certo, perché ci permetterebbe, visto la disponibilità della polizia olandese, di cercare Alessandro nell'unico posto che Alessandro ha ricercato col suo telefono. Cosa gli costa? Avete fatto tra l'altro una rielaborazione fotografica di come potrebbe essere Alessandro oggi, vediamola, eccolo, potrebbe essere così. Se Alessandro potesse ascoltarla adesso, cosa gli direbbe, signora? Lo abbraccerei. Noi ci auguriamo che, diciamo, l'appello di questa mamma possa essere raccolto. È una mamma che sta cercando suo figlio e che speriamo possa avere non solo tutte le risposte, ma tutto l'aiuto che cerca. E noi, dei Fatti Vostri, staremo al suo fianco per aiutarla in questa battaglia. Grazie Roberto, grazie per essere stato ancora una volta con noi. Grazie davvero.